Iretta Sileté, l'atleta francese, lei è all'esordio nella Grand Prix Senior ed è la campionessa nazionale, giovanissima, 17 anni. I suoi genitori sono immigrati del Togo e lei racconta appunto che i suoi parenti sono ancora lì e fanno un po' fatica a pensarla come una campionessa di pattinaggio sul ghiaccio, però la seguono ed ecco un tema molto scelto quest'anno, il cigno nero. Sì, in questo primo gruppo sono tante le pattinatrici giovani dalla Junior anche qui e lei proprio l'anno scorso ha gareggiato parecchio nella Junior con ottimi risultati tra l'altro, ma anche quest'anno ha cominciato bene in categoria senior, sta cominciando anche a avere un pattinaggio più maturo. Triplo Tolup. È triplo Tolup, faticoso l'arrivo, ma bella elevazione. Triplo loop, bene. Errore sull'arrivo del doppio axel. Il cigno nero di Iretta Sileté, davvero questo film quest'anno ha ispirato tantissime coppie e tantissimi certo. Pattinatori. Lei stessa ha detto di aver scelto questo tema dopo essersi innamorata del film. Lei che ama tantissimo la danza, il balletto classico, lo ha voluto un po' cercare di riportare anche sul ghiaccio. Frank. Sì, direi che c'è abbastanza riuscita, nel senso che è sicuramente già migliorata molto rispetto allo scorso anno anche dal punto di vista espressivo, trottole, alcune trottole buone, molto buone, veloci, con delle belle posizioni, anche con un incremento della velocità notevole. I salti, è certamente una grande atleta dalle caratteristiche molto esplosive, per cui ha espresso le sue caratteristiche al massimo, soprattutto qui nella prima combinazione. Guarda che elevazione questo primo triplo Tolup e poi esplode sul secondo ancora quasi più alto del primo. L'arrivo non era preciso, non c'era molto controllo in quell'arrivo. Molto bene anche il triplo loop, ha lottato un po' ma è uscita bene. Invece non è andata così bene poi per il doppio axel, lì ha avuto dei problemi sulla partenza. La trottola rovesciata era partita non benissimo, io qui pensavo facesse veramente fatica perché era un po' lenta, ma poi ha recuperato il suo baricentro, è riuscita a fare questa variazione tenuta a due giri e poi la seconda variazione tenuta altri due giri, quindi è buono. Salto della flying camel, posizione angelo, adesso lei si ribalta, anche questa è una difficult variation, quindi un livello.
poi prende la gamba, la tira su, se la tiene due giri siamo già a livello 2, avrà fatto 8 giri sarà a livello 3, poi ha cambiato filo e è andata a livello 4. E la vediamo al Kiss and Cry. Ed eccolo, Iretà Silete ha il punteggio di 48,25. Dunque sì, è sempre dietro, e dietro Sonia Lafuente che aveva avuto un 49,51. Ha convinto di più, forse anche tecnicamente, la Fuente.